Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Abbiamo ascoltato una pagina del Vangelo che forse facciamo un po' fatica a comprendere fino in fondo. Infatti, quando il Vangelo è stato scritto, e il Vangelo di Giovanni è stato concluso circa attorno all'anno 100, forse anche 120 dopo Cristo, quando il Vangelo è stato scritto, le persone che conoscevano il Vangelo decidevano di convertirsi, di cambiare vita, chiedevano il battesimo e grazie al dono dell'acqua e dello Spirito Santo rinascevano a una vita nuova. Una vita nuova che concretamente era diversa dalla precedente, perché cominciavano a partecipare alla messa settimanale, non era la domenica, era sabato sera, perché era un lavorativo sia la domenica, invece il sabato era festivo almeno per le comunità ebraiche, quindi alla sera del sabato si trovavano a celebrare l'Eucaristia nella notte per ricordare la resurrezione di Gesù, oppure smettevano di fare i sacrifici, iniziavano ad ascoltare il racconto del Vangelo, dei testimoni, magari cambiavano la vita anche con una concreta donazione dei propri beni ai più poveri, liberando gli schiavi che avevano. Noi invece il battesimo lo abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli. E quindi rinascere dall'acqua e dallo Spirito, per noi, è stato un dono che abbiamo sempre avuto nella nostra vita. E qualche volta ci capita di pensare alla rinascita in Cristo guardando indietro, perché magari in una stagione della nostra vita ci sembrava di essere più vicini al Signore, di pregare meglio, di essere più generosi. E andando avanti diciamo, ma insomma questa cosa, oppure diciamo, ecco non sono più fervente come prima. Invece Gesù a Nicodemo fa un discorso molto più profondo, perché chiede a Nicodemo di lasciare spazio allo Spirito. E noi, nella lettura del profeta Isaia, abbiamo ascoltato che lo Spirito in noi sarà infuso dall'alto, non viene da noi. È un regalo di Dio. Dio continua a donarci lo Spirito, non soltanto attraverso i sacramenti, ma dentro ogni istante della nostra vita lo Spirito Santo è Dio che, bussando alla porta del nostro cuore, ci permette di vivere da Dio, direbbe il nostro diacono Pietro. Ma è proprio così, di vivere come Gesù. Allora, in questa Eucaristia, noi oggi possiamo chiedere un regalo, il regalo di sentire quando lo Spirito Santo, bussando alla nostra vita, ci chiede di rinascere. Guardate, alcune volte questa richiesta di rinascere passa attraverso un terremoto. Pensate a quando la nostra vita si incrocia con una tragedia, quando ci manca qualcuno di caro, oppure quando ci troviamo davanti alla sofferenza di qualche persona a cui vogliamo bene. Ecco, queste scossoni fanno tremare tutti i nostri pilastri, le nostre convenzioni, ci chiedono di rimettere in gioco la nostra vita, ci invitano a rinascere. E noi davanti a questi scossoni, quando ci attacchiamo alla fede, lasciamo allo Spirito Santo la possibilità di
far diventare la nostra vita una vita nuova. Ma lo Spirito bussa al nostro cuore anche in tanti altri modi, alcune volte attraverso le richieste delle persone che abbiamo vicino a noi. Un figlio o una figlia che iniziano a pensare con la loro testa, con quello che dicono, con quello che fanno, con quello che scelgono, chiedono anche a noi grandi di rinascere, di rimetterci in discussione, di ascoltare lo Spirito che ci conduce all'essenziale e ci chiede di abbandonare tutte le nostre false sicurezze. Altre volte è la voce dei poveri che bussa alla porta del nostro cuore, o perché li incrociamo o perché ne sentiamo parlare. E allora qualche convinzione nell'ascolto traballa un po' e lo Spirito ci permette di trovare una comunione profonda, di cercare una pace più grande e più alta rispetto a quella sicurezza che noi abbiamo costruito con quella che è la nostra vita che chiamiamo matura, che chiamiamo adulta. Ma ancora lo Spirito ci parla nella preghiera, nella parola di Dio. E certe volte alcune parole del Vangelo restano nel nostro cuore come una puntina nella scarpa, continuano a darci fastidio, tornano sempre, punzecchiano, e questo fastidio profondo che noi sentiamo è proprio la vocina dello Spirito che ci dice: ascolta, guarda da quella parte lì. E così la preghiera ci aiuta a rinascere, a cambiare, a rimetterci in gioco, a rinascere dall'acqua e dallo Spirito, dall'alto, come ci chiede Gesù. In conclusione, in questa domenica, mentre chiediamo a Gesù questo regalo di sentire la voce dello Spirito che ci invita a rinascere, sentiamo che in questo cammino di rinnovazione, di rinascita, Gesù ci è vicino. Lui non ci chiede di rinascere per mandarci lontano con un calcio nel sedere. Lui ci chiede di rinascere perché lo possiamo seguire, perché possiamo stargli vicino, passo passo, proprio come hanno fatto i discepoli che, chiamati da Gesù, hanno dovuto rimettersi in discussione ad ogni passo che Gesù faceva verso Gerusalemme, verso la strada della sua croce, verso la gloria della sua risurrezione. Anche noi siamo chiamati a questa strada. Allora lasciamo che lo Spirito ci suggerisca cosa abbandonare, dove rinascere per poter seguire il nostro Maestro, Signore, Fratello Maggiore, Gesù.